Cambiamo argomento. Una pedalata sulla prima autostrada turistica d'Europa immaginando nuovi sviluppi turistici. Più di 500 ciclisti amatoriali hanno percorso il vecchio tragitto dell'autostrada del Sole fra Barberino e Rioveggio, oggi eccezionalmente chiuso anche per il passaggio del Giro d'Italia. Vediamo. Il bambino che ha 10 anni, quasi 11 precisa, sovrastato dalla sua bici, il prete di Barberino Val di Pesa, il figlio del campione Gastone Nencini, con la due ruote di papà. Tanto romanticismo e passione tra i ciclisti amatoriali che hanno affrontato la pedalata sulla panoramica della 1 chiusa per l'occasione. È una cosa bella perché ci si diverte e fa anche ginnastica. Come avete scoperto che sono prete? Sì. Il discorso è molto serio, non mescolare profano con confede, anzi si abbinano perfettamente. Io per esempio con le mie uscite la mattina, all'alba, faccio le meditazioni profonde, ecco, questo alimenta anche il mio spirito, questo sul serio, cioè no, non vedo nessun contrasto. Il sogno di ogni ciclista è passare in autostrada in bicicletta, quindi si corona un sogno finalmente. È bello e sarebbe bene anche ripeterlo. Per la prima volta nella sua storia in autostrada sull'Appennino anche il Giro d'Italia. Un tragitto, quello della 1, che si presta anche a nuovi sviluppi turistici. La legherei continuativamente a eventi turistici e a eventi sportivi, perché non è nessun danno per la viabilità maggiore, perché la direttissima rimane comunque in piedi. Chi vuole andare in velocità tra Firenze e Bologna percorre la nuova e tecnologica 1 direttissima, ma chi vuole godersi il piacere del viaggio va sulla panoramica e scopre questi luoghi meravigliosi. Oggi la strada è la loro, dei ciclisti, e non occorre essere professionisti per commuoversi. Poi è forse anche più bello quando la vittoria è di tutti. C'è la strada libera solo per noi, strade sicure. Più bello, sì. Chiara Caleo, Sky TG24, Barberino di Mugello, Firenze.